ci curano, continuiamo a parlarne. Siamo con Claudia Savoy, istruttrice della Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi della Regione Toscana. E allora parliamo adesso di Elsa. Che tipo di addestramento lei ha intrapreso? Elsa ha appena cominciato la scuola per diventare a marzo gli occhi di un non vedente che verrà a conoscerla presso la scuola e poi continuerà la sua vita insieme a lei. Sta affrontando appunto un addestramento finale dopo aver passato un anno circa in casa di una famiglia affidataria, dove ha imparato l'educazione, ha imparato a conoscere tutto quello che c'è nel mondo, compreso rumori, situazioni particolari come possono essere la stazione, gli autobus, i locali pubblici. Quindi ha imparato a essere tranquilla ovunque, per poi ora appunto con l'addestramento finale diventare un futuro cane guida. E allora deve essere anche in grado di aggirare degli ostacoli. Do il benvenuto a Emanuela Magro, anche lei istruttrice della Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi della Regione Toscana, che ora insieme a Elsa ci mostrerà proprio come si fa a insegnare a Elsa ad aggirare un ostacolo. Allora, noi partiamo dal presupposto che il nostro addestramento è un addestramento gentile, cioè basato solo sul rinforzo positivo e mai sulla punizione. Per Elsa, qualunque cosa che possa essere un ostacolo per il non vedente deve diventarlo anche per lei. Quindi dovrà imparare ad aggirare tutto quello che è un ingombro, sia nei locali chiusi sia all'aperto, dovrà aggirarlo per sé e per la persona che ci avrà accanto. In questo caso abbiamo un esempio, abbiamo messo un panchettino e ipotizziamo che il non vedente debba attraversare questa sala. Chiaramente per un non vedente è un ostacolo, perché non sapendo che c'è potrebbe andare addosso al panchetto e quindi cadere. Invece Elsa viene avvicinata, fatta passare vicino, in questo caso si è resa conto che c'era questo ostacolo e l'ha aggirato per la sua accompagnatrice. Non fosse stato così all'inizio, perché magari per lei non era un ostacolo e quindi ce la portava addosso, avremmo ripetuto l'esercizio facendola tornare indietro e ripetendola affinché il cane non imparasse che era un ostacolo da aggirare. Abbiamo capito che dietro a tutto ciò c'è molto lavoro e ci vuole anche molta pazienza, ma sì. Ci sono delle razze più o meno adatte? E a che età si inizia a fare un lavoro di questo tipo? Noi abbiamo scelto di utilizzare come razze il Golden Retriever e il Labrador, perché sono innanzitutto a livello corporeo, diciamo, la taglia più giusta per poter far sentire al non vedente gli spostamenti e quindi non essere né troppo piccolo né troppo grande. E poi sono due razze che si prestano bene anche alla socializzazione con altre persone, con altri animali, cosa di cui il non vedente ha molto bisogno, perché chiaramente andare fuori con uno di questi cani attira simpatia, carezze, scambiare due parole, quindi per il non vedente un socializzare è un po' fondamentale, sì. Dottoressa Michelazzi, altri animali che possono essere coinvolti negli interventi assistiti? Ecco, per esempio il gatto. Il gatto viene molto apprezzato perché intanto ha delle dimensioni ridotte, quindi può stare anche in braccio al paziente. Poi ha una morbidezza incredibile nel pelo e quindi l'accarezzamento davvero rilassa molto la persona. E un altro aspetto che piace molto del gatto sono le fusa, quindi quelle vocalizzazioni che fa, che hanno una sonorità particolare, per cui hanno un effetto proprio distensivo nei confronti dell'essere umano. Oltre il gatto, il coniglio piace molto ai bambini perché dal punto di vista morfologico, quindi estetico, ha proprio tutte le caratteristiche che suscitano molta tenerezza. E poi arriviamo anche altre due specie che sono il cavallo e l'asino. Il cavallo, tra l'altro, può essere lavorato da terra, quindi con banalmente un accudimento, o anche montandoci in selle, quindi ci sono tutti gli esercizi che sono legati a questo aspetto. E anche l'asino piace molto, sia per attività di tipo ludico-ricreative, tipo una passeggiata, ma anche proprio il suo utilizzo nell'ambito con persone che hanno o dei problemi di natura comportamentale o delle disabilità fisiche.